Un buon inizio di serata a tutti voi e soprattutto, come sempre, cari amici e cari amiche di Angoli, ben ritrovati qui con me al nostro appuntamento della sera. Tanti gli ospiti, come sempre. Voglio partire con il primo che ancora una volta ci dà modo di riflettere su questa tragedia infinita che vede soprattutto grandi protagonisti nella drammaticità e nel dolore più piccoli, proprio i bambini. Ne parliamo con l'ospite che è collegato in finestra con me. Io ringrazio il professor Fabio Sbattella per essere con me. Ben ritrovato, professor Sbattella, grazie. Ben ritrovati a lei e a tutti quanti, grazie, grazie mille. Come ho detto, in veste di docente di psicologia dell'emergenza presso l'Università Cattolica di Milano, lei in questo momento si sta occupando proprio di quanto la tragedia della guerra vada a colpire tutti, ma particolarmente forse sono proprio loro a pagare il prezzo più alto, come dicevo, i bambini e i più piccoli. Quindi, come vuole iniziare proprio questa nostra chiacchierata? Come vuole commentare questa situazione, questo tema? Innanzitutto vorrei salutare tutti, perché il saluto è molto importante in situazioni critiche, no? Salutare vuol dire augurare salute a tutti. E questa volta però noi abbiamo cambiato il modo di salutare anche in aula, anche in università. Non dico più buongiorno agli studenti, ma dico innanzitutto pace, salam, shalom. Ed è un modo di salutare che diventa sempre più profondo. E credo che anche ai bambini bisogna dire questo, no? Che la pace inizia da qui, dal modo in cui si fa un augurio agli altri, non tanto di salute, forse in tempo di Covid era più pertinente, no? Noi oggi iniziamo le giornate dicendo pace, pace a voi, salam, shalom, in modo che sia un saluto quotidiano. I bambini sicuramente soffrono, vedono soprattutto la sofferenza degli adulti, vedono la tensione degli adulti e giustamente si preoccupano, no? Dico, se l'adulto è spaventato, allora vuol dire che è una cosa seria. I nostri bambini, poi che fuggono dalle case, sono veramente in questo momento spesso silenti, tanto è profonda l'angoscia. Quelli che poi hanno assistito alle bombe e alle morti sono esposti a percorsi di traumatizzazione veramente importanti. Professore, quindi dalle sue parole mi arriva subito una prima riflessione. Sicuramente anche tutta questa guerra viene raccontata spesso anche con le immagini, anche quelle dei bambini che, come le ha detto, vediamo scappare a volte anche da soli. Credo che sia un tassello in più nella drammaticità della faccenda. Ma dalle sue parole mi viene da pensare che per spiegare questa situazione sia più importante parlare, sottolineare il concetto della pace. Ho capito bene? Sì, assolutamente. È molto importante guardare in faccia il pericolo, essere realistici. I bambini che sono dentro l'Ucraina in questo momento vedono i segni del pericolo, sentono i segni del pericolo, e anche i nostri bambini qui indirettamente hanno capito che questo non è un cartone animato, non è una fiction, no? Si sta parlando di una realtà molto negativa, no? Ma per aiutare i bambini ad affrontare la violenza, la prepotenza, comprendere la complessità di questa realtà, che è una realtà, è molto importante sottolineare che mentre qualcuno in un attimo distrugge, moltissimi quotidianamente costruiscono, e questa è la pace, no? La pace inizia nei cuori, inizia nell'intelligenza, nelle relazioni, e la pace vince sempre. Bisogna aiutare i bambini a capire come si risponde alla violenza, non con altra violenza, ma con questa capacità di abbracciarsi reciprocamente, di salutarsi, che è un modo molto profondo di fare pace. Ecco. Lei sa bene, perché anche voi ve ne state poi occupando concretamente, da quanto ho visto anche nella vostra pagina Facebook, che avviene naturalmente una situazione, la situazione viene affrontata su due binari, quello appunto dei bambini
che stanno qui e che vedono queste immagini, che devono comprenderle, e quelli dei bambini che arrivano invece, che quindi sono spaventati, che hanno provato una situazione davvero di sconvolgimento. È necessario un approccio diverso sui due fronti? Sì, certamente ci sono alcune tecniche, alcune modalità di comunicazione differente, e ci sono allo stesso tempo delle linee comuni importanti. Noi sappiamo che i bambini, essendo vulnerabili e sentendosi vulnerabili, hanno ovunque là o qui bisogno di sapere che i loro adulti o gli adulti in generale sono in grado di costruire sicurezza. E quindi appena possiamo, nei campi profughi, nelle automobili, nei punti di accoglienza e poi anche in Italia, per chi è lontano tanti chilometri, dobbiamo aiutare i bambini a capire che siamo in grado di costruire luoghi sicuri, che siano a Kiev i sotterranei, che siano i corridoi umanitari, che siano i punti di raccolta. Dobbiamo dare segnale molto concreto ai bambini che qualunque cosa accada, gli adulti metteranno in sicurezza, faranno il massimo, stanno già facendo il massimo per mettere in sicurezza assolutamente i bambini. Poi c'è un altro aspetto molto importante, quello che traumatizza e rende sgomenti i bambini, ma anche gli adulti, là come qui, è il senso di impotenza, cioè l'idea di non poter fare nulla. Qui ci sono dei prepotenti, dei mezzi molto potenti, ma che sono prepotenti, no? Che fanno sopraffazione, distruzione. Le persone si chiedono cosa posso fare io? Non posso fare nulla, no? La sensazione di non poter fare nulla è agghiacciante, è molto deprimente, no? Allora, nel realismo, che non si batte un carro armato con un solletico, no? Bisogna però aiutare i bambini quotidianamente a canalizzare tutte queste emozioni verso dei gesti concreti, no? Qualcosa possiamo fare di sensato. Dobbiamo aiutare i bambini anche quando sono in attesa nei campi di raccolta, no? A rimanere attivi e a pensare che qualche cosa che fanno può essere utile. Abbiamo visto anche nel Covid, no? Mettere la mascherina è una cosa utile, buona, no? Anche durante la guerra, nei punti di raccolta, mettere la mascherina è buona, forse non ti difende dalle bombe, no? Però è un piccolo gesto che ci difende da alcuni aspetti. Aiutare i fratellini piccoli, no? O fare qualche cosa di utile nel proprio piccolo fa sentire le persone attive, in grado di avere ancora empowerment, cioè di avere qualche cosa di essere, che sono in grado di fare attivamente. Questo anche in Italia, mantenere i bambini passivamente su un divano davanti a una televisione che scarica immagini ansiogene fa male agli adulti come ai bambini, no? Quindi vale la pena di informarsi 10 minuti e poi bisogna alzarsi da quel divano e fare qualcosa anche di piccolo, non di impulsivo, no? Ma che dia la sensazione che la pace si costruisce giorno per giorno con piccoli gesti, e se tutti noi siamo protagonisti di una goccia di pace, alla fine sicuramente vinciamo, siamo coraggiosi, determinati e decisi su questa linea. Dobbiamo aiutare i bambini a essere pacifici, partecipi, scusate, di questo movimento pacifico. Ecco, professore, lei mi suscita tantissime riflessioni, un'altra proprio a ridosso di questa sua considerazione dello stare davanti a un televisore, a uno schermo, a un PC e quant'altro, perché i nostri bambini, tutti quanti, chi più che meno, si sono ritrovati in una situazione di questo genere, sono magari abituati a vedere dei giochi, dei videogame, facilmente magari abbiamo regalato anche un giocattolo che però ha un riscontro che avvicina il pensiero di una arma o cose di questo genere. D'ora in poi sarà opportuno svoltare in questa direzione, perché magari anche da lì può partire l'educazione verso l'accoglienza, verso il saluto, verso l'essere pacifici, piuttosto che abituarsi a delle immagini che poi ci sembrano non portino a nessun danno, invece poi quando accadono nella realtà vediamo bene com'è. Che dice, professore? Gli ultimi 2 minuti e poi ci salutiamo.
Assolutamente sì. Molte persone mi chiedono oggi come possiamo parlare ai bambini della guerra. E io chiedo, ma come avete parlato della guerra fino ad oggi? Certo. Quante armi avete regalato? Quanti film di supereroi, guerrafondai avete visto insieme? Forse è il momento di cambiare anche qualche cosa nella propria educazione, no? Forse è il momento di buttare via le pistole giocattolo e di selezionare cartoni animati, film diversi per costruire un futuro di pace a partire da subito. Questo è il momento, sì, anche di un po' migliorare tutti. Professore, davvero in battuta conclusiva e poi ci salutiamo. Ognuno di noi naturalmente viene colto dall'impeto di aprirsi anche all'ospitalità e all'accoglienza, all'aiuto che si può fare attraverso tante forme. Chi sarà così generoso magari da accogliere nella propria famiglia anche bambini, mamme, via dicendo, che cosa non dovrà mai perdere di vista proprio per costruire, come lei sta dicendo, un percorso di condivisione, di pace e di crescita? Direi molto importante, grazie intanto a tutti quelli che fanno un passo in avanti, offrono cibo, soldi, spazio, case, tempo alle persone in difficoltà. La cosa molto importante è non vivere questa avventura in maniera solitaria, solipsistica, e stare molto uniti alle autorità, all'ambasciata, ai centri di coordinamento, perché qui non si tratta di offrire una notte di ristoro, una doccia calda, certo, senza dimora. Qui si tratta di persone che saranno fuori dai loro paesi per 4 anni almeno, no? Che avranno bisogno di andare a scuola, di lavorare, e quindi bisogna progettare insieme alla propria comunità locale delle forme di accoglienza e permanenza che non possono mai essere sostenute da una sola famiglia. Sicuramente grazie alle singole famiglie, perché il letto e il pane poi magari sono forniti dai singoli, ma queste devono essere molto ben coordinate con la scuola, con il comune, con i servizi sociali. Non isolatevi in questi gesti generosi. Fate ciascuno la vostra parte e cercate di rimanere connessi a tutti gli altri che stanno facendo la stessa cosa. Io la ringrazio tantissimo, professore, per essere stato ancora una volta mio ospite. Spero ci siano ancora occasioni, soprattutto per imparare molto, per riuscire ad essere davvero sulla strada della pace. Grazie al professor Fabio Sbattella. Alla prossima, grazie. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie anche a voi. Cambiamo argomento, ma ritorniamo ad Angoli tra pochissimo.